In compagnia con Gabriele Manzo, qui a questo evento di Zero Positivo, Gabriele Manzo del Tea Party Italia. E gli chiediamo ovviamente i motivi appunto che hanno suscitato l'interesse per cui ha partecipato a questo evento e soprattutto se interverrà o se è intervenuto. Interverrò fra un'oretta verso le 8:20, chiaramente parlando a nome del Tea Party Italia, che stiamo cercando di organizzare anche qui a Roma. Ho assistito fino adesso a un evento molto interessante, un evento liberale, un evento giovane, un evento nuovo come quello che si propone di essere Zero Positivo, in cui abbiamo assistito soprattutto a delle voci con cui noi siamo d'accordo, perché noi comunque siamo un movimento che abbiamo come mission meno tasse, meno fisco, più libertà, quindi sostanzialmente è meno Stato. E le voci che abbiamo sentito fino adesso sono tutte in questa direzione, chiaramente chi più da destra, chi più da sinistra, chi più in una veste, chi più in un'altra, però sembra che ultimamente si stia facendo sempre più strada, una diversa consapevolezza del ruolo dello Stato. Lo Stato deve essere ridotto nella sua estensione. Sostanzialmente c'è troppo Stato in Italia, c'è troppo Stato, c'è troppo fisco, Monti era andato, sostanzialmente c'era stato il mandato da parte della Banca Centrale Europea per cercare di combattere e di ridurre questo tipo di situazione. E purtroppo non è quello che è avvenuto, la situazione sta diventando sempre più insostenibile, la situazione è tragica perché è difficile fare imprese, è difficile aprire imprese, è difficile e non solo le imprese chiudono, gli imprenditori muoiono e ovviamente non attiriamo nessuno dall'estero e chiaramente l'economia è in recessione, non riusciamo a prenderci. E l'unica cosa purtroppo che questo governo sta riuscendo a fare è di aumentare le tasse, il che crea un effetto recessivo e è un cane che si morde la coda sostanzialmente, da cui se non si cambia un attimo mentalità, da cui se non si cambia un attimo modo di affrontarla non se ne esce. Questa metafora del cane che si morde la coda l'ho sentita proprio su questo argomento citare a Baldassarri proprio per insomma, rendere in modo semplificato proprio questo discorso della valenza mortificante la crescita soprattutto che azzera ogni possibilità di crescita il fatto appunto delle tasse che sono sempre e l'imposizione fiscale che è sempre più alta. Tu pensi, cosa ti aspetti da questo, cosa spereresti appunto che uscisse da questo evento? Un'organizzazione che possa connotarsi politicamente come un partito, con qualcosa di simile? E visto che stiamo anche ormai in un periodo che potremmo definire quasi preelettorale, insomma ormai ci siamo e si presume che ci saranno delle new entry, almeno speriamo, insomma ecco. Pensi che potrebbe anche essere un qualcosa in funzione di questo appuntamento elettorale delle politiche future? Ma se uscisse un qualcosa di questo tipo non nego che non mi dispiacerebbe, perché onestamente allo stato dei fatti io sono un elettore senza partito. Se dovessimo votare domani o dopodomani onestamente non saprei chi votare. Quindi se da questa esperienza riuscisse a organizzare un movimento, un partito, una lista, un qualcosa che abbia un indirizzo che sia però nettamente liberale, cioè che si batte effettivamente contro quello che dicevo prima, una riduzione del perimetro statale, una riduzione delle tasse, una facilitazione del mondo del lavoro e dell'impresa, sarebbe una gran cosa. Il punto è che secondo me questa non sarebbe la soluzione. Noi abbiamo già visto in passato forze politiche che erano forze politiche quasi eversive. Pensiamo alla prima Lega, pensiamo alla prima Forza Italia scesa in campo nel 94 con slogan con cui chi non applaudeva le mani, chi non poteva sentirsi vicino a quel tipo di messaggio. Abbiamo visto che entrate in Parlamento sono forze che sono state totalmente inglobate, normalizzate, e che tutta quella carica eversiva, quella spinta propulsiva iniziale non è stata realizzata. Quindi il problema dal mio punto di vista in realtà è una mentalità che non va, è una mentalità che è fin troppo diffusa, è una mentalità che io chiamo filo statale, una mentalità dell'assenza di responsabilità, dell'individuo che delega sempre qualcosa allo Stato. Dice non c'è crescita, c'è debito, ci sono problemi, qualsiasi cosa, chi ci deve pensare? Ci pensi lo Stato, l'abbiamo votato, vada allo Stato e faccia qualcosa. E invece non è così. Reagan disse una famosissima frase a metà anni 80, disse
Noi prima pensavamo che lo Stato avrebbe risolto i nostri problemi, adesso ci siamo resi conto che lo Stato è il nostro problema ed è questa la cosa che le persone devono imparare a convincere. E noi come Tiparty, e questo è quello che cerchiamo di fare, cerchiamo di creare consapevolezza, di creare in qualche modo di cambiare in qualche modo una determinata mentalità che non può più andare. Se le persone nel corso del tempo, ed è una cosa faticosa, non facile, riusciranno a cambiare mentalità, forse si creerà una sorta di spinta che dovrà partire dal basso, però non può essere un qualcosa di etero diretto che parte dall'alto. Se le persone si convinceranno di questo, forse anche la politica riuscirà ad accompagnare questo tipo di cambiamento, ma non sarà un qualcosa di diretto dall'alto. Gabriele, tu hai citato prima Forza Italia, che era una forza che all'inizio degli anni 90 si proponeva appunto una specie di rivoluzione liberale in Italia, e tra i soci in qualche modo fondatori, credo tessera numero 2, c'era Antonio Martino. Ecco, Antonio Martino, che insomma passava per essere un liberale, di storia liberale, direi quasi di DNA liberale, antropologia liberale, insomma più di lui in Italia pochi c'erano. Antonio Martino oggi sta appunto nel PDL e lo abbiamo sentito dire che sta in un partito, siede una poltrona, uno scranno parlamentare, in un partito che non lo rappresenta. Ecco, tu cosa pensi di questo? Penso che ha ragione Antonio Martino, se si presenta e si autodefinisce e si autosente come liberale, come giustamente è, allievo di Milton Friedman, esponente della scuola di Chicago, una persona che vorrebbe meno tasse, meno regolamenti, meno burocrazia, eccetera, eccetera, e sta in un partito come il PDL di adesso, che sostanzialmente è stato al potere per quanto, 10 anni, 15 anni, e ha fatto politiche di stampo socialista, di stampo statalista, questo è quello che abbiamo visto, non può che sentirsi fuori strada e non sentirsi a casa sua in quello che era. Cioè, il PDL di adesso non è più per la Forza Italia che è stata fondata nel 94. Prima c'era questa forza propulsiva, è durata qualche mese, il tempo che cadesse, dopodiché si è riciclato e ci sono infilati ex AN, ex socialisti, ex DC, e la pattuglia liberale sostanzialmente è circoscritta ad una minoranza etnica, magari provano anche a fare qualcosa, non dubito che ci siano dei politici ben intenzionati, di idee similari alle nostre, però non riescono a far sentire la loro voce, e questo è perché un liberale al giorno d'oggi non può sentirsi rappresentato dal PDL, questa è la amara verità. Ok, allora Gabriele, la domanda numero due, o meglio, il secondo tempo della domanda è: ma Antonio Martino che ci sta a fare nel PDL allora? Questa è una bella domanda, la domanda che vorrei porre io ad Antonio Martino in realtà è perché lui non, quando nel primo governo di Forza Italia nel 94, perché non ha accettato l'incarico di Ministro dell'Economia? Ho trovato varie dichiarazioni in merito, ma non ho trovato una reale risposta. Dice no, lui ha prima fatto il ministro degli esteri quasi in omaggio all'eredità del padre, poi ha fatto il ministro della difesa e non si è mai voluto prendere e caricare sulle spalle quest'onere. Forse dubitava di poter fare realmente quello che le sue idee liberali, eccetera, eccetera, gli avrebbero imposto di fare se fosse stato lì, e magari poi non avrebbe potuto rivendersi agli occhi dell'opinione pubblica come, cioè, sei stato ministro dell'economia, cioè, non hai fatto quello che dovevi fare e adesso hai ancora il coraggio di andare in giro, cioè, come fa? Forse per questo non sapeva. Beh, magari anche diciamo le spese dello scranno parlamentare, insomma, meriterebbero che perlomeno un eletto in un partito si sentisse di essere parte di quel partito, insomma, io penso, no o no? Ma senza dubbio sarebbe, qua sfondiamo un'altra porta aperta sul problema dei costi della politica, dei finanziamenti eccessivi, ma sono dette fin troppe parole ultimamente, noi siamo chiaramente contro questo eccesso di soldi che vengono dati ai partiti, ai parlamentari, eccetera, eccetera, senza dubbio. Gabriele, in chiusura, dove possiamo trovare informazioni e riferimenti del Tea Party Italia sulla rete? Puoi trovare innanzitutto sul sito internet www.teapartyitalia.it e poi abbiamo un gruppo Facebook molto organizzato, sia come gruppo generale, quindi Tea Party Italia, sia in varie diramazioni che sono locali, quindi nella fattispecie avremo Tea Party Lazio che stiamo attivando negli ultimi periodi, e poi tutte le varie collocazioni regionali, Tea Party Lombardia, Tea Party Veneto, Emilia Romagna, eccetera, eccetera. Grazie Gabriele.